Eccoci allora, buonasera e benvenuti all'ultimo webinar del ciclo Raccordi, il futuro del lavoro attraverso le persone, un evento che vuole fornire una visione sui trend futuri del mercato del lavoro. Lo sappiamo benissimo, ormai nell'ultimo anno, in realtà ormai è più di un anno che è scoppiata la pandemia, il mondo del lavoro e non solo il mondo del lavoro ha subito delle profonde trasformazioni. Ci siamo dovuti confrontare con nuove modalità di lavoro come lo smart working, il remote working, imparare anche nuove tecnologie e nuove tipologie anche di interazioni con i colleghi, i capi, insomma, tutto è cambiato, inevitabilmente anche il nostro comportamento, quindi il comportamento delle persone all'interno delle varie aziende, la stessa gestione delle risorse umane hanno subito un cambiamento epocale. Ecco, ci sono stati anche settori colpiti magari in maniera più dura, altri un po' meno, ma come in ogni crisi ci sono spesso delle occasioni. E quindi come si stanno adattando, no? Le imprese a questo nuovo mondo e dove stanno investendo, di quali nuovi skill c'è bisogno in questo panorama. Ecco, a queste altre domande cercheremo di rispondere fornendo anche delle coordinate per aiutare a muoversi in questa nuova normalità nel mondo del lavoro. E lo facciamo con ospiti d'eccezione, inizio a presentarli. Ferruccio De Bortoli, giornalista, ovviamente non ha bisogno di presentazioni, già direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore. Buonasera De Bortoli. Alessandro Geraldi, Managing Director di Cerved. Buonasera. Buonasera, grazie per l'ospitalità. Michela Bravo, Head of Marketing Solutions di Cerved. Buonasera a tutti. E Cristiano Peci, Country Manager di LHH Italia. Buonasera Peci. Buonasera Daniel. Ecco, allora inizio con lei, la padrone di casa, insomma, se ci vuole spiegare i motivi, come nasce questo ciclo di webinar, quali sono i suoi obiettivi. Grazie per poter approfondire questo tema. Era dicembre dell'anno scorso e ci stavamo chiedendo che cosa stava accadendo nuovamente, nel senso che a marzo dell'anno scorso abbiamo avuto uno shock, no? E poi invece a dicembre abbiamo avuto, ottobre, novembre, dicembre, abbiamo avuto una ricaduta in termini proprio di crisi dovuta all'epidemia. E quindi ci siamo detti, ok, abbiamo iniziato a comprendere cos'è accaduto prima, cioè stiamo cercando di capire che cosa accadrà domani e come si fa effettivamente in qualsiasi approccio ingegneristico. Abbiamo dovuto cercare dei dati che ci permettessero di fare delle analisi per trovare dei raccordi tra quello che c'era prima e quello che ci sarà dopo. Allora lì non posso altro che ringraziare Cerved, che ci ha permesso di avere innanzitutto i dati per poter fare queste analisi, dati realistici sul passato e dati previsionali sul futuro, grazie alle loro competenze. E dall'altra parte, grazie alla partecipazione di direttori del personale, quindi delle aziende, di coloro che vivono quotidianamente quello che è stato il cambiamento negli usi e nei costumi, sia a livello personale che professionale, delle persone, dei lavoratori, grazie alle loro analisi dei dati, siamo riusciti a darci alcune risposte su quello che effettivamente sarà il new norma. E questo è stato il motivo per cui abbiamo iniziato questa serie di 8 incontri sui vari settori più importanti, e ad oggi cerchiamo di vedere un po' tutto su una lente di ingrandimento un po' più ampia. Benissimo, allora Peci, se sei d'accordo entrerei subito nel vivo, partendo, come piace anche a me, dai dati. Manuela, bravo. So che voi di Cerved avete preparato una presentazione. Ecco, magari diamo appunto una panoramica e poi magari andiamo a commentare. Esatto, bene. Buonasera a tutti e ovviamente grazie a Lift Horizon per l'invito a partecipare a questa serie di webinar.
Siamo partiti qualche mese fa e oggi appunto, come diceva Cristiano, siamo alla sintesi, quindi alla vista d'insieme sui mercati dell'economia italiana. Spendo giusto un minuto, forse meno, per introdurre CERVED, quindi per raccontarvi chi siamo nella prima slide della presentazione. CERVED è il più grande information provider italiano. Utilizziamo dati sulle imprese e dati sull'ecosistema che ruota intorno al mondo delle imprese, e lo facciamo per, diciamo, utilizziamo questi dati per mettere al servizio delle imprese i nostri dati, le nostre tecnologie, i nostri talenti, per da un lato aiutare le imprese a gestire il rischio e dall'altro lato a crescere in maniera sostenibile. Diciamo che tra le nostre attività ci sono attività di market intelligence, quindi di comprensione e approfondimento di quelle che sono le dinamiche dei mercati, e con l'arrivo, ahimè, del Covid, della pandemia, abbiamo approfondito tutte quelle che sono gli impatti di fatto della crisi appunto sui vari mercati dell'economia, andando sostanzialmente a strutturare, lanciare dei servizi proprio di Covid assessment, quindi di valutazione dell'impatto del Covid. Nella presentazione porteremo una sintesi, una vista veramente di sintesi sui mercati dell'economia reale, quindi una vista, fatemi dire, molto, molto, molto alta e molto sintetica di tutte queste analisi e informazioni. Andiamo quindi subito nel vivo dei dati, dei contenuti. Chiedo di mettere la prossima slide, che è una slide introduttiva, che ci permette di capire qual è il perimetro di fatto di riferimento, poi anche delle successive analisi che vi andiamo a presentare. Abbiamo di fatto mappato l'economia reale italiana in 8 mercati, che sono quelli che vedete qui rappresentati. Sono rappresentati in ordine decrescente per numero di addetti, quindi andiamo dai servizi, che occupano quasi 6 milioni di persone, il mondo della distribuzione, del retail e consumer goods, che ne occupa circa 3 milioni e mezzo, quindi se vedete insieme questi due mercati coprono quasi il 60%, anche di più del 60% di fatto della forza lavoro. A seguire vediamo il real estate, non li cito tutti, li vedete di fatto rappresentati nella slide. Una nota importante per comprendere appunto questi mercati: sono esclusi dalle analisi, quindi anche dalle analisi successive, il mondo dei financial services e il mondo della pubblica amministrazione, quindi ci stiamo assolutamente concentrando sul settore privato economia reale. Ora, questa è una fotografia per cominciare a capire, fatemi dire, quello che è un po' appunto il nostro perimetro di riferimento. Nella slide successiva cominciamo a vedere riportati un po' di dati relativi proprio a quello che è stato l'impatto della crisi su questi mercati, appunto, su questi 8 mercati. Allora, vi guido un attimo nella lettura di questa slide. Sostanzialmente cosa abbiamo rappresentato? Rappresentiamo sull'asse delle Y quella che è la variazione percentuale del fatturato 2020 rispetto al 2019 per mercato. Quindi cosa significa? L'impatto della crisi in qualche modo a breve termine, sul primo anno di fatto di diffusione appunto della pandemia. Sull'asse delle X andiamo invece a rappresentare quelle che sono le nostre previsioni su quello che sarà l'andamento del fatturato dei mercati, appunto di questi 8 mercati, nel 2022, e li andiamo a rapportare con quella che era la situazione pre-crisi. Quindi sostanzialmente in questo caso, spostandoci da sinistra verso destra, andiamo a rappresentare mercati con un potenziale maggiore in qualche modo di uscire dalla crisi, o in qualche modo addirittura anche di superare quelli che erano appunto i livelli pre-crisi di valore del business. La dimensione della bubble rappresenta il numero di addetti occupati in ciascuno di questi mercati, quindi il numero che abbiamo visto nella slide precedente. Ora, cosa ci dicono questi numeri? Ci dicono che da un lato abbiamo dei mercati che hanno resistito meglio e anzi in alcuni casi probabilmente hanno avuto anche in alcuni casi una spinta da quella che è stata la situazione appunto in particolare dell'anno 2020, e qui cito il food and beverage, cito il chemical medical e pharma, cito anche il real estate, che sebbene siano tutti di fatto con un segno meno, perché conosciamo bene quella che è la dinamica di fatto complessiva macroeconomica del 2020, hanno però tenuto meglio e hanno anche delle prospettive di fatto di uscita, fatemi dire, dalla crisi più positive.
Ovviamente all'interno di questi mercati ci sono tante sfumature. Se parliamo del food, parliamo di produzione di Made in Italy, quindi di prodotti magari per il consumo domestico che hanno avuto una crescita anche visto i nuovi modelli, no, di stile di vita imposti in qualche modo dalla pandemia, ma parliamo anche del beverage che invece ha sofferto della mancanza di opportunità, no, di consumo fuori casa. Dall'altro lato, l'estremo opposto, i mercati che più hanno sofferto e più faticano ad uscire dalla crisi. Uno fra tutti, il mondo dei servizi, è un mondo estremamente variegato, qui includiamo servizi alle famiglie, servizi alle imprese, ma purtroppo con questo comune denominatore di questo segno negativo. Qui dentro ci sono dei picchi del meno 60, del meno 70, pensiamo a tutto il mondo legato al turismo, ai viaggi, ai trasporti, quindi evidentemente mercati fortemente impattati. E poi, vediamo che il mondo del retail e consumer goods, tutto il mondo della distribuzione, molto importante anche per dimensione appunto degli addetti, che impattato sicuramente con di fatto una prospettiva di non ritorno, di non pieno ritorno a quelli che erano i livelli appunto di giro d'affari nel 2019. Anche qui dentro, in questo insieme, la varietà, le sfumature sono enormi. Se parliamo di retail e consumer goods, parliamo della distribuzione di abbigliamento, del fashion, che sappiamo perfettamente come sia stato impattato, no, dalle chiusure, dai lockdown, ma parliamo anche di distribuzione alimentare, che ha avuto il problema opposto, cioè far fronte a una domanda talvolta forse anche un po' schizofrenica, no, rispetto appunto ai beni alimentari. Quindi questo per dare di fatto una panoramica di quelle che sono le prospettive appunto di crescita dei mercati. Questo ha ovviamente un impatto su vari aspetti del sistema economico. Noi ne abbiamo portati due. Uno è legato a quella che è il profilo di rischio delle imprese e quindi in qualche modo il loro rischio di default che andiamo a vedere in questa slide, e poi nella slide successiva vedremo quello che è l'impatto appunto stimato sull'occupazione. Partirei da questa, quindi l'impatto della crisi sul rischio default. Allora, cosa rappresentiamo in questa slide? Allora, innanzitutto l'indicatore sottostante si chiama Charter Group Score, è un indicatore che misura appunto la probability of default sostanzialmente delle imprese. Vediamo il pre-Covid e il post-Covid, cosa significa? Abbiamo preso quello che era il livello appunto associato di rischiosità delle imprese italiane 2019 e lo raffrontiamo a quello che stimiamo ad oggi essere il loro livello di fatto di rischiosità, tenendo conto delle prospettive, ad esempio, che abbiamo visto nella slide precedente, e andando quindi a vedere quella che è la probability of default di fatto a 12 mesi. Questi dati li aggiorniamo costantemente. Chi ha partecipato ai webinar precedenti potrebbe notare qualche variazione, no, in alcuni di questi mercati, perché continuiamo ad aggiornare appunto quella che è la fotografia del profilo di rischio. Due cose notiamo, a mio avviso, in questa analisi. Uno, mi viene da dire, fa abbastanza da sé il fatto che i settori più impattati e con minori, di fatto, con prospettive di crescita più difficili, no, nell'orizzonte di previsione, cioè l'orizzonte del 2022, sono anche quelli che presentano un profilo di rischio più deteriorato. Guardiamo ad esempio il mondo dei servizi, piuttosto che anche il mondo dell'energy, che non ho citato prima. Mentre a chi, come dire, ha in qualche modo avuto un profilo appunto di impatto meno impegnativo, meno drastico, vede di fatto un profilo di rischio sostanzialmente stabile, e qui mi riferisco in particolare al mondo della chimica, del medico e del farmaceutico. L'altro elemento, secondo me, ancora più interessante è quello legato al fatto che mercati che si presentano già solidi, e penso come un esempio, guardo il manufacturing, dove l'incidenza delle aziende con livello di rischio elevato era intorno al 7% rispetto a una media nazionale del 12%, è sì cresciuto questo livello di rischio, ma si continua a mantenere a livelli inferiori rispetto alla media nazionale, segno che evidentemente chi parte già più solido ha in qualche modo un DNA che lo tutela in qualche modo maggiormente.
Passerei ora all'impatto sull'occupazione delle imprese. Ora, questa è un'analisi molto importante e molto delicata. Ci tengo a spiegarla meglio. Allora, diciamo che questa analisi si basa ovviamente su dati, come dire, sui più recenti dati ufficiali, ai quali di fatto andiamo ad aggiungere una stima sostanzialmente di quello che è la perdita di occupazione sull'intero sistema economico e poi sui vari mercati che appunto lo compongono, e rappresenta a nostro avviso il picco in qualche modo della perdita di occupazione. Quindi noi stimiamo una perdita di occupazione in un intorno del 1,2-1,3 milioni di fatto di posti di lavoro, suddivisi sostanzialmente nei mercati così come li vedete rappresentati. Quindi se a livello nazionale circa l'8%, di fatto questo 1,2-1,3 milioni si traduce in un 8% circa di impatto sull'occupazione, l'impatto è differente all'interno dei vari mercati. Ci sono evidentemente delle situazioni non sorprendenti in un senso e nell'altro, guardo il mondo dei servizi in un estremo e guardo il mondo ad esempio del medico, del farmaceutico dall'altro, ma come vedete ci sono appunto delle sfumature all'interno dei vari mercati. Questa è la situazione di fatto che riteniamo di picco negativo, e ipotizziamo le nostre stime, no? con le nostre stime, con le nostre conoscenze, riteniamo che ci possa già essere una ripresa di fatto delle assunzioni poi nella seconda parte dell'anno, in particolare verso l'ultima parte dell'anno, e poi una ripresa nel 2022. Penso avremo modo poi di approfondire anche questo aspetto nella restante parte dell'incontro. Chiudo con l'ultima slide. Devo dire, anche chi ha partecipato ai webinar precedenti sa che ci piace chiudere con questa slide, perché dà un messaggio, riteniamo di un messaggio positivo. Le imprese champion della crescita. Il messaggio positivo è che ci sono imprese champion della crescita in tutti i mercati. Cosa abbiamo analizzato? Cosa abbiamo creato? Abbiamo creato questo indicatore che si chiama Chartered Growth Index, che di fatto esprime il potenziale per ogni singola impresa, il perimetro di riferimento sono le società di capitale, ed esprime il potenziale per crescere più velocemente del mercato sostanzialmente. Siamo andati a pesare variabili di performance dell'azienda, le digital capability delle singole imprese, di governance legati all'aspetto ad esempio territoriale, anche ovviamente legati a quello che è il mercato, il settore di appartenenza dell'impresa. E quello che abbiamo dedotto da questa analisi è che esiste un 16,4% delle imprese, quindi circa un 150.000, voto per pieno, società di capitale, che hanno nel loro DNA il potenziale per crescere bene, crescere più rapidamente del resto di fatto della restante parte del mercato. E la buona notizia è che se da un lato abbiamo dei mercati nei quali forse questo dato, il dato che vedete rappresentato, non sarà, come dire, una sorpresa, cioè che il medico, il medicale cresca in modo importante, che ci sia più di un'impresa su due con questo elevato potenziale di crescita, magari non ci stupisce, ma la buona notizia è che anche i mercati che prima abbiamo visto fortemente impattati dalla crisi e con prospettive ancora, come dire, di difficoltà, c'è una certa quota di imprese che hanno appunto nel loro DNA il potenziale per uscirne bene. Devono metteranno in pista quelle che sono le loro competenze, le loro capacità, le loro capability, e quindi anche in settori come i servizi, il mondo del retail e consumer goods, esistono appunto dei campioni della crescita, e quindi ci piace di fatto sottolineare questo aspetto, che in qualche modo l'appartenenza a un mercato non è una condanna, mettiamolo in questi termini. Ecco, bene. Bravo, grazie intanto per la panoramica. Volevo giusto una domanda sull'healthcare, perché evidentemente uh-huh. che ha avuto un po', diciamo, più risonanza anche in quest'ultimo anno, e mi viene da chiedere se questa crescita esponenziale, come si vede nell'ultima slide, è qualcosa di strutturale, o magari questa crescita è un po' troppo legata alla contingenza, nel senso che magari fra qualche mese questo trend non morirà, no. Diciamo, quanto è strutturale, ecco, questo? Avremo un cambio nei prossimi mesi? Perché poi nell'altra slide vedevo che comunque la crescita occupazionale era ancora
poca, relativamente poca, considerando. Relativamente poca, se, anche se era il mercato, se vogliamo, l'unico mercato col segno positivo, no? In questa situazione. Sembra quasi poca, visto appunto, considerando cosa sta succedendo in quest'ultimo anno. Ecco. Certo, ma allora diciamo che in generale il mondo dell'healthcare, il mondo del medicale, chimico, è un mondo che, diciamo, ci aspettiamo continui a crescere e per dinamiche, da un lato mi viene da dire, strutturali demografiche, quindi ci sono aspetti che non sono nuovi in questo senso, no? Che influenzano positivamente la crescita appunto di questo ambito, dell'ambito dell'healthcare. Dall'altro lato non dimentichiamoci che anche il piano nazionale di fatto di ricrescita, di partenza di ricrescita ha al suo interno, prevede al suo interno delle, degli ingenti, delle forti di fatto avrà un impatto positivo, ecco, se vogliamo, su tutto il mondo della sanità. Quindi non pensiamo che sia una, come dire, una tendenza destinata, ecco, ad essere limitata, ecco, alla contingenza di questo periodo. Direi proprio di no. Ecco, Gerardi, chiamo in causa anche lei. Questi dati, il calo occupazionale che si è visto in tutti questi settori, a cosa è dovuto? Quali sono le cause, evidentemente, dalla pandemia, ma sono in qualche modo legate anche, immagino, a imprese che hanno fallito? Insomma, come valutare questo calo occupazionale? Grazie Daniel per la domanda e grazie per l'ospitalità. Diciamo, sono due fattori, uno è perdita di capacità produttiva e l'altro è riduzione dei posti di lavoro per adeguarsi all'effetto volume, no? Alla perdita di ricavi. La perdita di capacità produttiva non è solo aziende che falliscono, ma è anche un rallentamento della natalità, e sulla perdita dell'occupazione, quello che abbiamo visto che non è semplicemente le uscite, poi in realtà hanno riguardato il mondo del precario, del precariato, degli stagionali, ma anche un rallentamento delle assunzioni in molti dei comparti dove non solo non crescevano, ma c'era un'incertezza che ha rallentato le assunzioni. Il vero tema è che poteva andare peggio, cioè noi nelle stime che facevamo nel 2020 si pensava che le aziende a rischio non dovevano essere un 18,7% come abbiamo stimato adesso. Si poteva arrivare a uno scenario peggiore addirittura a un 30%. E cosa è andato bene? È andato bene il piano di vaccinazione, che all'epoca non si conosceva, quando avevamo fatto le stime su uno scenario cosiddetto worst. È andato bene il sostegno alla capacità produttiva, pensiamo al fondo centrale di garanzia o alle moratorie, ma anche il sostegno all'occupazione, che è stato fatto il blocco dei licenziamenti e anche gli interventi, diciamo, di cassa integrazione Covid. E dall'altra parte, mi si passa una battuta, le aziende avevano già attraversato la doppia vaccinazione, cioè hanno attraversato due crisi, quella del 2008, i mutui subprime, e quella del 2011 e 12 del credito sovrano, per cui sono trovate a fatica a ricrescere come ricavi, sono tornate a livello del 2007 e del 2019, e parlo delle PMI, che è il centro, no, nel cuore del paese, ma lì hanno beneficiato di due aspetti: una parte una selezione darwiniana che c'è stata, ma dall'altro hanno investito, si sono patrimonializzate, oltre ad aver beneficiato di un minore costo del debito per effetto delle politiche monetarie della BCE. Quindi diciamo che il sistema paese per una volta è arrivato più pronto alla crisi, perché la doppia vaccinazione, scusando la battuta, l'aveva in qualche modo preparata. Allora, avete scritto anche che un po' il peggio è passato, mi pare di aver capito, anche il picco negativo l'abbiamo raggiunto. Ecco, in che modo vi aspettate la ripresa? Nel senso che i settori avranno un rimbalzo proporzionale, diciamo, a quanto hanno perso, oppure in qualche modo la pandemia ha sconvolto un po' i pesi dei settori che c'erano in prima e quindi evidentemente il manufatturiero risentirà? Allora, noi intanto facciamo una previsione di ripresa sia nel 2021 che nel 2022, e parliamo proprio della ripresa dei ricavi, no, delle aziende. E il problema è che la ripresa non ci riporterà ai valori del 2019, quindi saremo ancora sotto, servirà il 2023 presumibilmente per tornare a quei valori. Però questa è una crisi asimmetrica, è asimmetrica perché ha colpito diversamente i settori, l'abbiamo visto prima nella rappresentazione, sono settori che non sono stati colpiti e andranno bene. Medico e farmaceutico, settori che sono stati colpiti ma riprenderanno, quel mondo in qualche modo, anche del manufacturing, che in qualche modo riprenderà parte della perdita, e settori che sono svantaggiati.
e so che questa asimmetria fa sì che le aziende devono riguardare non solo la partenza al settore, ma purtroppo è asimmetrica perché anche all'interno dei settori colpisce in maniera differente. Cioè, se pensiamo alla distribuzione, al dettaglio, purtroppo ci siamo abituati a utilizzare, purtroppo per fortuna, abituati a utilizzare l'e-commerce, e quindi quel modello di business richiede un ripensamento, dove altre domande ci sono anche sul mondo dell'entertainment. Si è diffuso Netflix, si tornerà allo stesso modo al cinema? Quindi queste sono domande che ci dicono: il rimbalzo non sarà uguale, sarà asimmetrico come è stata la crisi, non sarà asimmetrico sui mercati, ma sarà all'interno dei mercati e modelli di business differenti. Ecco, Peci, un commento anche da lei, insomma, dal vostro punto di osservazione privilegiato. In termini di ricollocazione, vedete un aumento di domanda di personale? Quali settori stanno uscendo meglio a livello occupazionale da questa crisi e quali peggio, insomma? La situazione è evidentemente in crescita in termini di richiesta di personale. Andiamo per tempi. Marzo, aprile, maggio dell'anno scorso c'è stato un quasi blocco delle assunzioni, anche se andiamo a vedere i numeri, sicuramente Cervi li confermerà, in ogni caso c'è stato proprio una stasi importante. Poi, a partire da settembre, quindi anche da luglio in quella situazione, però in ogni caso da settembre dell'anno scorso c'è stata una ripartenza. Una ripartenza non importantissima, però una ripartenza. Abbiamo già avuto modo anche di vedere con Cerve, perché solitamente i momenti più importanti in Italia per le assunzioni sono l'inizio dell'anno, il primo quarter, e poi si vedono in ogni caso dei momenti di crescita di assunzioni vicino a quello che sono in ogni caso alla fine degli anni fiscali delle aziende, quindi verso giugno-luglio, e in alcuni casi anche su settembre, considerando che solitamente agosto ha un po' di diminuzione forte. Quindi a settembre si è vista una ripartenza. Sicuramente all'inizio dell'anno abbiamo visto una forte attività di tutte le, società di recruitment. Parlando, analizzando un po' i dati, abbiamo visto, perché ovviamente ci collaboriamo noi, abbiamo visto una altissima richiesta di profili. Poi andiamo a vedere anche magari quali sono le specifiche di questi profili, e sembra che in ogni caso da marzo di quest'anno si sia tornati a dei livelli di richiesta come quelli pre-crisi, quindi del 2019, che era un anno importante. Questo sembra andare ovviamente in... sembra confermare ciò che Alessandro diceva prima, che quindi stiamo andando verso una situazione di recovery importante. Poi il recovery difficilmente riuscirà a coprire in un anno e mezzo tutta quella che è stata la perdita avvenuta nell'anno passato. Sicuramente ci sarà una parte che resterà ancora impattata, però sicuramente c'è una fortissima richiesta in questo momento. Di che cosa? Di chi? E questo è interessante, no? Innanzitutto abbiamo una forte richiesta di manovalanza, questo c'è in tutti i settori produttivi, perché come si vedeva prima, in ogni caso i settori produttivi sono stati anche i primi a riprendersi in termini di attività. E c'è sicuramente una richiesta che in quasi tutti i settori è polarizzata verso chi ha competenze digitali, in ogni caso. Chi anche lavora in quelle che sono le attività digitali. Questo lo vediamo in tutti i settori, anche non quelli particolarmente digitali, ma andiamo banalmente a pensare all'advertisement. L'advertisement è un settore che ha visto per mesi chiusi aeroporti, chiuse stazioni, chiuse metropolitane, la gente ovviamente che non viaggiava, non era per le strade, e di conseguenza un blocco totale dell'advertisement offline. Allo stesso tempo però l'advertisement online è esploso, quindi c'è stata un'immediata
trasposizione di tutte quelle che erano le attività da destra a sinistra. Non hanno compensato nell'immediato, ovviamente, però c'è stata sicuramente una richiesta. Ovviamente chi aveva delle competenze o attitudini digitali ha potuto fare il passaggio dall'offline all'online. E quindi questo è una qualcosa che oltretutto io oggi dico sempre, dobbiamo andare verso questa direzione perché l'attitudine e le competenze digitali ci permettono di aumentare la nostra employability, quindi la nostra capacità di ricollocazione. E su questo farei anche un piccolo appunto, nel senso che non significa essere un candidato STEM per essere di interesse per un'azienda, ma una figura che ovviamente ha una competenza umanistica, ma corredata da una attitudine digitale e delle competenze digitali, ha una versatilità e ricopre un interesse all'interno dell'azienda sicuramente di importante natura. Faccio un altro esempio perché credo che sia interessante. Nell'ultimo periodo si sono sviluppate, cosa che in passato non ne ho memoria, tutte delle attività di visita ai musei digitali. Non si poteva andare a vedere i musei, ovviamente la passione è rimasta però. Ovviamente in questo caso chi aveva una competenza della materia, quindi della materia umanistica, quindi della materia artistica, corredata da competenze digitali, ha potuto effettivamente vedere se stesso in una attività di forte richiesta. E così possono esserci in altri settori, perché possiamo replicarli più o meno dovunque, nel settore fashion, nel settore, in qualsiasi settore. Quindi ci sono sicuramente dei settori che hanno patito di più rispetto ad altri che ne hanno beneficiato, ma li abbiamo già visti prima con Cerved, quindi con l'analisi fatta in precedenza. Quello che forse è da entrare dentro è che ogni settore dà possibilità verso alcune attitudini, e quindi su questo noi dobbiamo cercare di lavorare in quello che è il famosissimo, sembra ridondante come parola, ma il famosissimo digital mismatch. Ecco, esatto. De Bortoli, allora mi sembra di aver capito che il mercato del lavoro sia, il quadro generale sia un po' meno peggio del previsto, e vorrei chiedere allora se c'è davvero questo rischio occupazionale, questa bomba che si sente anche a livello mediatico pronta a esplodere, o semmai mi pare che sia un discorso di competenze, e cioè c'è una domanda non soddisfatta a causa appunto della mancanza del personale adeguato. Ecco, secondo lei anche dal governo cosa può fare per diminuire questo mismatch che diceva anche Peci? Ma il tema del blocco dei licenziamenti è stato molto esasperato, anche da parte della Confindustria, anche da parte degli imprenditori, come se fosse una sorta di vallo drammatico. Certamente la fine del blocco, ricordiamoci che altri paesi non hanno avuto e non hanno dei blocchi simili a quello italiano, beh, è chiaro che naturalmente nella libertà di riorganizzarsi delle imprese, che guardate, non può essere limitata per troppo tempo, perché se no anche i posti di lavoro che oggi riteniamo sicuri, certi, finiscono nella paralisi e nel congelamento delle attività e delle possibilità da parte delle aziende di riorganizzarsi, e finiscono per essere molto più fragili, molto meno sicuri, insomma. Questo per esempio è un aspetto che non viene colto. Quindi c'è stata una esasperazione della scadenza. Qual è l'orientamento del governo? Beh, insomma, da quello che ho capito anche in colloqui privati nelle ultime ore, mi sembra che si vada verso una proroga differenziata, soprattutto limitata a quei settori che sono stati fortemente colpiti e che non hanno ancora registrato quella ripresa dell'attività che nei dati che voi avete illustrato è pressoché generale. Però se pensiamo che all'interno dell'industria manifatturiera, non tutta l'industria manifatturiera sta andando bene, come vediamo
da molti dati, da molte statistiche. Per esempio, tutta la filiera della moda soffre ancora, tessile, abbigliamento soffre ancora, pellame, cuoio, calzature soffrono ancora. Quindi credo che sia giusto, un po' come sta avvenendo sulla moratoria per i debiti, cioè è giusto cercare di evitare che le aziende che hanno non solo crisi di fatturato, hanno una crisi di liquidità, questa crisi non si trasformi in una crisi di solvibilità irreversibile, e quindi forse misure di questo tipo, e anche per evitare che ci possano essere nuove tensioni sociali, forse possono essere queste misure in parte soltanto per alcuni settori prorogate. Però emerge da quello che abbiamo ascoltato finora, io sinceramente vi ringrazio per la sintesi e per la profondità dell'analisi, emerge che l'insieme delle imprese è stato ricordato che già aveva subito una selezione drastica, darwiniana e per certi versi ingiusta, no? Per certi versi ingiusta con le precedenti crisi, insomma. Se pensate a quanti unlikely to pay e quanti NPL sono stati creati dalle precedenti crisi. Oggi, per esempio, se guardiamo alle statistiche, alle previsioni che fanno le principali banche, non ci troviamo di fronte ad una massa di crediti in sofferenza come quella che potevamo prevedere soltanto qualche mese fa. Il che vuol dire che le imprese erano più capitalizzate rispetto alle precedenti crisi, e peraltro lo dimostra il risparmio che è avvenuto in questi ultimi 15 mesi. Risparmio delle famiglie, se ne è parlato molto, ma anche risparmio delle imprese. Forse quel risparmio che speriamo adesso si traduca in investimenti produttivi, che non venga dirottato nei family office che magari investono in giro per il mondo e non creano posti di lavoro nel nostro territorio. E quindi forse è giusto che si incoraggino strumenti finanziari e ovviamente misure come quelle positive, per esempio l'Industria 4.0, che hanno permesso ad alcuni territori, ad alcuni comprensori, di avere degli investimenti in capitale fisso, in macchinario, assolutamente superiori a quelli della Germania o di altri paesi con i quali ci confrontiamo negativamente. Allora, c'è stata, diciamo, una certa esasperazione politica della scadenza ed è assolutamente comprensibile. Probabilmente il governo, tenendo conto che, insomma, siamo in una fase di debolezza, c'è stato un impoverimento vero di parte del paese, insomma, probabilmente adotterà una misura di questo tipo. Aspetteremo di vedere quali sono le politiche attive. Certamente al sindacato bisognerà riconoscere qualche strumento anche per gestire alcune crisi che ci saranno inevitabilmente, ma c'erano anche prima, e non è che prima andasse tutto assolutamente bene. Però dobbiamo notare, con un certo sollievo, che comunque quelle previsioni negative che venivano fatte non solo prima della prima ondata, ma anche nell'autunno dello scorso anno, sono state per certi versi smentite. La ripresa è molto più forte di quanto non lo potessimo prevedere. C'è stato un ritocco a rialzo della crescita attesa per il 2021 anche da parte della Banca d'Italia, e forse ci si aspetta che si cresca anche più del 5%. C'è stata una reazione a V dell'industria manifatturiera e quindi della parte che ha reagito subito, e probabilmente ci si aspetta una reazione a V anche in quei settori che sono stati più colpiti, per esempio i trasporti, per esempio i servizi, per esempio il turismo. Ovviamente c'è un non detto in tutto questo, che però emergeva da alcune vostre considerazioni, che è chiaro che ci troviamo di fronte ad una selezione naturale che viene accentuata dalla pandemia. C'è poco da fare, insomma. È probabile che alcuni fragili non resisteranno. Questo, ovviamente, se accompagnato da politiche attive, da attenzioni vere, quindi da intermediazioni positive, per questo potrà, per esempio, far sì che una parte del mondo del lavoro possa transitare o all'interno degli stessi settori nel solco della digitalizzazione di cui parlava Pesci prima, oppure da un settore all'altro. Del resto,
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un piano nazionale che prevede una mobilità oggettiva del lavoro, ma non solo del lavoro, anche della società. Cioè non possiamo pensare che sia una proiezione tendenziale di quello che abbiamo fatto finora, perché sennò non riusciremmo a risolvere nemmeno una parte minima dei nostri problemi. Quindi questa idea che si cambia la mentalità, che bisogna fare formazione continua, per esempio, non parliamo mai della formazione continua, che invece rappresenta un caposaldo di quello che è stato il programma preparato da Bruxelles e presentato all'ultimo vertice di Oporto. Allora, spero che questi dati possano far costruire una migliore fiducia nel futuro, che i posti di lavoro si creano, si perdono, congelarli può essere utile, necessario e giusto in un breve periodo, ma può essere dannoso e ingannevole in un periodo più lungo, che forse il rispetto della dignità del lavoratore, qualunque esso sia, qualunque sia la sua competenza, viene garantita più da un investimento sulla sua formazione, dicendogli la verità, ma anche stimolando la sua fiducia in quello che può essere un investimento personale, cioè in un recupero di una cittadinanza del lavoro diversa e migliore. Dopo allora affronteremo questo tema della formazione, senz'altro. Intanto Geraldi, lei che è andato a fondo anche di questi dati, la lezione principale che le aziende devono imparare, qual è nella gestione del mismatch? Ma io direi due cose. Uno, questo è un mismatch profondo, perché un mismatch abbiamo visto temporale, cioè oggi abbiamo perso il lavoro, ma progressivamente lo recupereremo. Un mismatch territoriale, uno spostamento di risorse anche tra territori. Un mismatch tra settori, quindi sono settori che non cresceranno velocemente come altri, quindi vanno spostati. Un mismatch di modelli di business, quindi va spostato a modelli business più tradizionali, a quelli più innovativi, digitali e che guardano anche la transizione verde. E c'è un mismatch di competenza. Cristiano citava bene il tema del digital advertising, è un business che conosco profondamente perché diciamo come Cerved, lì è cambiato profondamente il livello di competenze. Esperto di creatività o di campagne radio, TV, o stampa, oggi c'è del passo al mondo del digital marketing. Il digital marketing è fatto di tanti dialetti, cioè devi avere esperto di conversion rate optimization, di SEO, SEA, cioè parole anche difficili spesso le aziende non conoscono. Quindi c'è proprio un bisogno di upskilling, di migliorare le proprie competenze delle aziende. E questa cosa per noi viene addirittura da lontano. Io prima dicevo, parlavo del 2007, delle due crisi, in realtà il problema del paese è un problema di mancata crescita che parte dall'inizio degli anni 90, quindi se ci confrontiamo con gli US, Germania, Francia, siamo sempre cresciuti meno e quindi dopo ogni crisi loro crescevano, comunque rimbalzavano più velocemente e noi lentamente. E questo gli economisti ci spiegano che ha una causa profonda che si chiama produttività, cioè produttività è il PIL per ora lavorata. E la produttività è in declino in Italia, e questo è un declino lungo, dagli anni 50, 60, se uno va a vedere questo dato, è progressivamente in declino, e ci spiegano che una delle due cause profonde sono spesso la mancata investimento, il mancato investimento in tecnologie e l'assenza di competenze per gestire quelle tecnologie. E sono competenze manageriali, competenze tecniche, ma anche manageriali, perché ricordiamoci, la produttività del lavoro non è la produttività del singolo, è del singolo all'interno di un sistema produttivo che qualcuno in qualche modo è ingegnerizzato. E quindi l'Italia è lì che deve intervenire. Cioè, quindi la lezione è prepararsi al mismatch, sì, bisogna investire in tecnologie e in talenti e probabilmente anche aiutando la crescita dimensionale delle aziende, perché è vero che è un patrimonio avere tante aziende come in Italia, aziende piccole e medie aziende, però la dimensione conta nel creare resilienza. Nei nostri dati di rischio vediamo che più le aziende sono grandi, minore il tasso di default e più la capacità di resistere agli shock. E sono aziende che riescono a competere bene a livello globale.
Ecco, Peci, sul come fare, come faranno le aziende, lo chiedo a lei. Insomma, la pandemia è stato un doloroso acceleratore della digitalizzazione, tutto ciò che è tecnologico, l'abbiamo visto, è cambiato anche un po' tutto il mondo anche del lavoro e ha influenzato non solo anche la struttura proprio dell'azienda, no? Parliamo anche di spazi fisici, come smart working, ormai quasi tutte le aziende lo implementano, ma anche la gestione del personale. E quindi come le aziende stanno cambiando il loro approccio alla gestione delle risorse umane, dove stanno investendo, come si stanno adattando a questo nuovo mondo? Innanzitutto facciamo una premessa. Abbiamo avuto modo di incontrare Microsoft e IBM durante i nostri incontri e prima di tutto io li ho ringraziati, perché è grazie all'evoluzione tecnologica che noi durante una pandemia abbiamo avuto l'occasione di continuare a vedere i nostri cari a distanza piuttosto che a continuare ad avere un lavoro, eccetera. Una differenza sostanziale rispetto a una pandemia di 100 anni fa. Okay. Quindi partendo da questo che ci ha permesso di continuare a lavorare e a vivere in un certo agio e oltretutto anche a beneficiare di quelle che sono state tutto quello che dicevamo prima, anche dei servizi personal care a casa e anche in azienda. E usi e costumi sono variati, le aziende effettivamente siamo in una fase interlocutoria, noi non siamo al new normal, quello che si parla, siamo in una fase in cui stiamo attraversando un cambiamento e rispondere a questa domanda dicendo domani saremo tutti in ufficio, domani saremo tutti a casa è un po' complicato. Quello che sarà potenzialmente un ibrido bisogna capire a che livello sarà questa nostra differenziale, quindi la nostra linea di demarcazione. Probabilmente dovrà essere molto fluida, quindi sicuramente quello che sarà necessario nel prossimo periodo è una si dice resilienza, ma soprattutto una capacità di adattamento molto veloce e rapida delle attività e delle persone. Quello che è evidente, e questo è un punto che io noto con enorme piacere, è che il lavoratore è tornato al centro dell'attenzione. Il talento è al centro dell'attenzione, la persona è al centro dell'attenzione. Io ho parlato con alcune società e provocatoriamente ho anche detto ma non li stiamo trattando troppo bene i nostri lavoratori per tenerli? Perché si parla di smart working, si parla di supporto a casa, a destra, a sinistra, in ogni caso c'è un'attenzione molto forte al lavoratore, che è positivo. Quindi primo punto. Attenzione al lavoratore, molto positivo. Poi c'è un altro punto che io credo che sia fondamentale, che è il fatto che oggi come oggi c'è un cambio di prospettiva obbligata data dallo smart working, cioè l'attenzione ai risultati e non più l'attenzione alle attività. Non c'è un controllo delle attività, ma c'è un controllo dei risultati. Questo è fondamentale. Perché vuol dire che finalmente si va verso una direzione di attenzione alla meritocrazia e non invece alla semplice attenzione a fare le cose, bisogna farle bene. Questa è un'opportunità per le aziende italiane, per l'economia italiana unica. E quindi prendiamola come occasione per evolvere nel prossimo futuro verso una meritocrazia che oggi, se andiamo a vedere i ranking, poi non cerco sicuramente ce li ha, però in termini di meritocrazia siamo tra gli ultimi posti, se non europei, forse anche mondiali. Quindi prendiamo l'occasione, puntiamo la leadership delle nostre persone all'interno delle aziende a favorire un'attenzione ai risultati e quindi a quel punto il dove, come e quando è indipendente. La cosa importante è il risultato. De Bortoli, allora competenze e formazione, torno da lei come promesso, abbiamo parlato anche del lavoratore tipo del domani, come dovrebbe essere, quali qualità dovrebbe avere e non solo il lavoratore, anche la leadership ovviamente è cambiata in tutto questo. E ultima domanda, che tipo di formazione intende lei, che tipo di formazione aziendale c'è bisogno oggi? Ma c'è bisogno come... Peraltro viene descritto molto bene anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quando parla di reskill, di upskill, quando ovviamente ricorda che
entro il 2030 dovremo avere il 70% della popolazione tra i 16 e i 74 anni, 74 anni, cioè con le competenze digitali necessarie per poter essere cittadini veri di una economia evoluta e di una società più inclusiva, sostenibile, resiliente. Guardate che è un obiettivo ambiziosissimo, per cui forse noi non abbiamo tanto un problema di connessione, di copertura delle cosiddette zone bianche. Abbiamo un problema, ed è evidenziato dall'ultimo rapporto DESI, di competenze digitali, ma che non sono legate soltanto al lavoro, sono legate al cittadino in quanto tale. Se ci pensate, il balzo che abbiamo fatto di 4-5 anni stimato con la pandemia. Abbiamo digitalizzato e non soltanto vaccinato anche gli anziani. Questo lo dobbiamo dire, forse con il ricatto della salute, con l'ansia di poter essere protetti dal virus, ma è avvenuto qualcosa di particolarmente positivo in termini, diciamo, di legami tra le persone, di relazioni, di comunità che hanno reagito, che sono più coese, quindi c'è un capitale sociale che è cresciuto. Come può crescere ulteriormente questo capitale sociale? Con una formazione adeguata, ma non soltanto quella che viene richiesta per i nuovi lavori. Tra l'altro, ed era abbastanza evidente da quello che stava dicendo prima Pesci, è che oggi certo stanno richiedendo profili con competenze digitali elevati, ma questo riguarda un po' tutto, tanto è vero che mi sembra che Pesci abbia detto, beh, insomma, si richiede la manovalanza subito, no? Quindi a tutti i livelli c'è una grande richiesta. Forse sarebbe il caso di rappresentare questo mondo delle imprese non desideroso di licenziare, di cacciare le persone. Certo, ci sono delle situazioni molto dolorose che saranno inevitabili, ma che sarebbero state ugualmente dolorose anche se non ci fosse stata la pandemia. E la ricerca di persone competenti, pagate ovviamente, speriamo bene. E quando per esempio si dice, beh, trattiamo sull'algoritmo, forse non si è capito quello che sta succedendo, perché non è un problema di cambiamento dell'algoritmo, ma è un problema ovviamente delle competenze, dei talenti, delle attitudini, delle attività che questo algoritmo intercetta e replica. Questo dovrebbe essere, diciamo, la grande sfida. Io in questo ci vedo, al di là di quello che è il settore specifico nel quale operate voi, ovviamente che riguarda il mercato del lavoro, la sua evoluzione, le sue criticità, insomma, io ci vedo anche una crescita di una forma di cittadinanza digitale, consapevole, attenta agli altri, quindi attenta ai risultati, attenta ovviamente alla crescita del capitale sociale, che ovviamente si declina in questa fase nell'ansia che abbiamo tutti di vivere in città o in posti dove ovviamente la salute pubblica viene preservata. Insomma. Allora è interessante quello che avete detto ed è interessante questa occasione e io vi ringrazio di avermi invitato, perché intanto si parla di mercato del lavoro con i dati alla mano, senza paraventi di carattere ideologico, senza lenti di ingrandimento o deformate che derivano da posizioni preconcette. Io penso che sul tema del lavoro si debba guardare con realismo, con tutte le opportunità, che peraltro mi sembra che crescano anche nei settori che sono giudicati più in crisi, perché questa è l'altra novità di cui abbiamo discusso oggi. Anche nei settori più in crisi, cioè guardavo dai dati Cerved anche nei settori, diciamo, nei servizi, no? Anche nei servizi, beh, insomma, c'è una richiesta e forse una reazione allo shock, insomma, si diceva sarà un rimbalzo asimmetrico, sarà anche una chiamata di responsabilità che riguarda un po' tutti, e in questo io penso che si debba essere
franchi, onesti e sinceri anche nel dire a tutti che ovviamente non si potrà vivere a lungo di sussidi, di aiuti, di scudi, di protezioni, che lo Stato non potrà essere l'imprenditore di ultima istanza, che integra, che in qualche modo protegge, e che bisognerà avere anche la forza personale e lo spirito di rimboccarsi le maniche e di affrontare anche il vento contrario. E questo, dal punto di vista, diciamo, del messaggio, spesso non è colto nella sua interezza. Come per dire, insomma, il lavoro te lo porta a casa lo Stato e ti arriva come una ricaduta della tua cittadinanza. Non è così, anche se la Repubblica è fondata sul lavoro, non è così. E allora, invece, rimboccarsi le maniche vuol dire anche, è fondamentale in questo anche il reskilling, no? Non solo, cioè, per avere maggiori possibilità occupazionali. Ecco, voi parlate anche di outplacement. Ci vuole spiegare di cosa si tratta, perché viene sottoutilizzato e come si può fare per sfruttare maggiormente questo strumento e soprattutto anche perché supporta la generazione di impresa? Sì, grazie. Parte tutto da due punti che sono stati affrontati prima da De Bortoli. La forza di volontà. In ogni caso, una formazione adeguata. E una formazione che sia adeguata alle necessità del mercato. Quindi, l'outplacement che cosa fa? L'outplacement analizza le competenze, attitudini di un lavoratore, ex lavoratore, e indirizza la sua crescita, che può essere una value proposition immediata, piuttosto che anche la creazione, la formazione di una value proposition, e quindi il comprendere verso quali opportunità proporsi, ma ovviamente mirate e indirizzate rispetto a dove c'è il mercato. Questo è il punto chiave che veniva già affrontato prima da De Bortoli, cioè oggi la formazione non può essere generica, non può essere la formazione standard, la formazione deve essere mirata alle esigenze delle aziende e quindi le esigenze del mercato. Quindi bisogna ascoltare le aziende. Questo è il punto primo. L'outplacement è strautilizzato in Francia, se andiamo a vedere. Ogni anno sono più di 300.000 le persone che vengono supportate in Francia, con tassi di ricollocazione vicino all'80%. In questo momento in Italia addirittura i tassi di ricollocazione dell'outplacement sono quasi vicino al 90%, e però il problema è che viene utilizzato poco. Viene utilizzato poco perché in ogni caso è una spesa delle aziende. Quindi quello che forse dovrebbe essere fatto a livello statale è, in ogni caso, proporre delle forme che possano favorirne l'utilizzo da parte delle aziende. Questo è un punto chiaro. Ma in quello che è un rapporto, il famoso rapporto pubblico-privato, che deve crescere in questo Stato. La direzione io credo anche che ci sia. Si parla di un potenziamento dei centri per l'impiego, di decine di migliaia di persone, e questa è una direzione corretta se andiamo a vedere un adeguamento europeo nel prossimo periodo, però sappiamo bene che in ogni caso poi sono tutti uomini di impresa, la formazione di una persona impiega 18 mesi, 12 se si bravi, 18, 24 mesi, in ogni caso prima che una struttura che nasce sia efficace e che porti dei risultati ci vogliono 2 anni in una media. Quindi se noi facciamo questo sviluppo oggi, verosimilmente dei risultati li vedremo fra un paio di anni. Allora è necessario oggi come oggi sfruttare, perché oggi bisogna sfruttare le capacità che ci sono in questo Stato in questo momento. È una chiamata alle armi, l'ho detto già altre volte, e nella chiamata alle armi ogni strumento che ci può servire per ridurre la disoccupazione è utile, deve essere utilizzato. Esistono gli strumenti delle politiche attive, esiste l'outplacement. L'outplacement oggi è a disposizione, va utilizzato di più. E quindi in un futuro io mi vedo assolutamente tutte le agenzie per il lavoro, piuttosto che il mondo privato che supporta la ricollocazione, come le società di outplacement, a fianco, lavorare assieme al centro per l'impiego, appaltato dal centro per l'impiego,
nel parlare con le aziende per capire quali sono le loro esigenze e indirizzare le società di formazione a formare il personale verso ciò che viene richiesto dalle aziende. E però qua torniamo a un altro punto che è stato detto prima da De Bortoli. La digitalizzazione è un'occasione, perché se noi digitalizziamo tutto il sistema delle politiche attive, in ogni caso del centro per l'impiego, ci permetterà di avere la facilità di trasportare le competenze da destra e sinistra, di creare opportunità in maniera molto veloce. Ciò avviene in Francia, quindi non è che non esista, avviene in Francia, bisogna copiarlo, copy and paste, e in ogni caso diciamo adattarlo a quello che è il nostro territorio. Allora, siamo in chiusura, mancano pochi minuti, e De Bortoli, a noi anche di Forbes ci piace dare un po' un messaggio positivo e anche una visione a lungo termine e guardare soprattutto al futuro. Ecco, chiedo a lei magari una conclusione, soprattutto digeriti un po' questi mesi di emergenza, tra virgolette, ecco, quali saranno i trend del mondo del lavoro che rimarranno, quali invece magari saranno destinati a sparire. Ecco, si parlava di new normal che ancora non è ben definito. Da qui a 5-10 anni, secondo lei, quale sarà il new normal? Insomma, non mi chieda delle previsioni così a lunga scadenza, perché poi da bravo giornalista fra 5 anni lei mi viene a domandare: ma scusi, in quella circostanza lei ha fatto queste previsioni e le ha totalmente sbagliate. Siamo alla registrazione. Le ha totalmente sbagliate. No, ma intanto sta accadendo nel mondo qualcosa di assolutamente inedito, perché tutti stanno spingendo sulla domanda interna a vari livelli. E questa è un'occasione per l'industria italiana, vogliamo parlare non soltanto di quelle che esportano di più, ma anche dell'industria che sta dentro le diverse filiere e che quindi dà prodotti che sono rivolti alla classe media, anche pensate soltanto alla filiera dell'agroalimentare, pensate soltanto a tutta la filiera dell'arredamento e del legno, insomma. Cioè, pensate soltanto che dopo la tempesta Vaia il legno aveva avuto delle quotazioni, non se lo comprava nessuno. Oggi le quotazioni del legno sono a livello elevatissimo e non si sa neanche, non si riesce più a trovare. Pensate, tutte le materie prime sono esplose. Nonostante questo, voglio dire, noi che siamo una industria di trasformazione abbiamo ovviamente una grande occasione, tant'è vero che le aziende che esportano di più, io sono andato l'altro giorno all'assemblea degli imprenditori di Veneto Centro, cioè Padova e Treviso, ma alcuni di questi non sono mai andati così bene in questo periodo, no? Il che vuol dire che la parte di economia italiana esposta alla concorrenza ha saputo digitalizzarsi molto in fretta, adottare i fattori ESG con molta sollecitudine, sono diventati inclusivi, nel senso che hanno capito che i propri stakeholder non sono gli stakeholder classici, ma sono tutti cittadini, e infatti nei loro territori si comportano in questo modo. Aveva molto colpito, e ne parlo qui che discutiamo di mercato del lavoro, che in quell'assemblea, quando nelle altre assemblee, io ho partecipato a tantissime assemblee degli industriali, e dicevo: quanti dipendenti avete in questo settore? Oggi non li chiamano più dipendenti. Li chiamano collaboratori. Ora, 10 anni fa, se li avessero chiamati collaboratori, ci sarebbe stato uno sciopero perché avrebbero precarizzato l'intera forza lavoro. Oggi vengono chiamati collaboratori perché c'è una dimensione diversa anche nel rapporto. Allora, poi dopo ci sono quelli che si comportano male, per carità. Ma per noi è una grande occasione, perché abbiamo il bello, abbiamo la capacità di fare dei prodotti che sono molto molto graditi, ci sono. Poi per esempio c'è l'accorciamento delle catene del valore, ma è chiaro che l'accorciamento delle catene del valore è una grande
opportunità per tutta la sua fornitura industriale italiana, no? Tant'è vero che quelle aziende che hanno una catena corta non hanno interrotto la produzione, mentre quelle con una catena lunga hanno dei problemi molto, ma molto seri. Questa è anche un'occasione, la crisi delle imprese, parlavamo prima di selezione darwiniana. Ma insomma, ci siamo lamentati giustamente e ci lamentiamo che uno dei fattori che limita la produttività è quello legato alle dimensioni aziendali, ma questa è un'occasione per mettere insieme. Pensate soltanto se ci fosse una gestione attenta di quelle che sono le crisi aziendali. Ma di 5 aziende che vanno in crisi, io ne posso fare una sana. Se ho competenze, managerialità e ho dei fondi che vanno in questa direzione, io mi immagino e spero che Patrimonio Rilancio, che è il fondo della Cassa Depositi e Prestiti, faccia questo tipo di lavoro. Però quando non c'è più possibilità, è inutile fare la cassa integrazione a perdere, perché è un inganno nei confronti del lavoratore. Quindi di occasioni ne abbiamo, pensate soltanto dal punto di vista della transizione energetica. Beh, insomma, noi abbiamo fatto molto, pagando molto, però abbiamo molte più rinnovabili della Germania, insomma, no? Siamo una potenza nell'economia circolare, nonostante il caos dei rifiuti a Roma, ma siamo una potenza nell'economia circolare. Quindi abbiamo tantissimi, tantissimi primati. Siamo il paese con più certificazioni ISO. Abbiamo più robot in Italia che negli Stati Uniti. Ci sono più robot in Italia che negli Stati Uniti. Ci sono alcuni primati che noi non conosciamo. Allora, essere un po' più orgogliosi di quello che possiamo fare e dirci la verità su tutti i nostri difetti, che continuano ovviamente ad esserci e pesano di più. Per esempio, io oggi penso che uno spreco di denaro pubblico sia ancora meno accettabile di prima, nel momento in cui ci sono tante persone che si sono impoverite e c'è un sistema sanitario che ha così bisogno. Siamo arrivati in conclusione, purtroppo starei qua ancora un'ora a trattare di questi temi, ma e soprattutto a rispondere alle tante domande che ci stanno arrivando. Purtroppo la promessa è quella di cercare di rispondere a tutti e magari saranno spunti per un altro webinar. Io ringrazio Ferruccio De Bortoli di aver partecipato. Grazie. Alessandro Gerardi e Emanuela Bravo di Cerved. Grazie. Grazie a voi. Grazie, grazie. Invece i country manager di LHH Italia per aver dato modo di organizzare questo incontro. Grazie Daniel, ci tengo anche a ringraziare tutte le persone che hanno collaborato in questa serie. Avrei bisogno di altro tempo, quindi non le cito tutte, però tutti ovviamente i direttori del personale che hanno partecipato da gennaio ad oggi, di aziende importanti. Anche chi ha preceduto Manuela e Alessandro nei precedenti webinar, quindi anche Fabio e Guido, e ovviamente tutti i colleghi di Lectelgen che hanno preceduto nei precedenti webinar e ovviamente chi sta dietro le quinte, quindi tutti i nostri colleghi del marketing, quindi grazie per aver partecipato in questa serie. La speranza di fare una seconda, quindi su questo vedremo nel prossimo periodo. Grazie ancora a tutti, grazie, buona serata e buon lavoro. Grazie.